L'occasione purtroppo della tragedia che è capitata ad Dario Fo, riproporremo anche al figlio Jacopo che quando c'è stato il suo compleanno aveva detto che appunto il padre non poteva per questioni che non stava bene, questioni di salute, però insomma quando c'era il suo compleanno aveva fatto le performance, aveva cantato, insomma almeno gli si poteva lasciare e valutare a lui se aderire alla proposta che era stata fatta per registrare il brano Votiamolo per cambiare, che con lui una casa discografica avrebbe prodotto il CD. Questa sua battaglia che poteva fare per il no referendum, per la difesa della democrazia, per scongiurare questa svolta autoritaria che già prevedeva la P2, votiamo tutti no e saremmo lì al funerale, o comunque anche al commiato, per dire anche al figlio se quello che poteva fare il padre, al limite lo può fare anche qualche esponente del suo entourage o anche lui stesso, così per dare voce anche a quello che poteva fare Dario Fo, insomma. Che comunque era lui che doveva dire che non voleva fare il brano. La lettera era appunto stata indirizzata cioè si era portata quando c'era il suo compleanno lì al teatro di Milano, dove adesso si trova la Camera Ardente, c'era anche la sua festa di compleanno, e appunto la lettera era: ciao Dario, avevamo lasciato già al tuo compleanno il testo del brano che volevamo proporti per la tua partecipazione per la campagna referendaria, per il no, che è un nodo fondamentale per il futuro dell'Italia, come quello del dopoguerra tra monarchia e repubblica. Volevamo fare anche il testo per il referendum, lo volevamo fare anche per il referendum territoriale, che era a rischio quorum. Era un tuo collaboratore quando c'era il tuo compleanno al Piccolo Teatro, ci ha dato un numero del tuo ufficio che è risultato inesistente. E ci aveva detto di chiamare il tuo ufficio per chiedere di questo responsabile, il signor Luca, che non si è mai fatto sentire. Avevamo lasciato il testo anche allo spartito MP3 per la registrazione del brano col tuo contributo, con la tua voce, con la quale una casa discografica di Milano farebbe i CD con sicuri riscontri anche per la vendita, oltre che per la battaglia per quanto riguarda il no al referendum. Il numero che ci hanno lasciato è inesistente. Allora abbiamo telefonato all'Alcatraz di Umbria e ci hanno passato il tuo figlio Jacopo, che ci ha detto che tu non eri disponibile per sostenere questo impegno. Oggi è l'unico giorno in cui poter consegnarti il testo del brano, che volevamo che tu direttamente valutassi per poi esprimere le tue disponibilità o meno per registrare ed incidere il testo, una parte del testo del brano con la tua voce, che vuole far sì che vinca il no per garantire all'Italia un futuro senza che si ritorni al fascismo, come accadrebbe se vincesse l'astensione o il sì al referendum di novembre. Poi c'è la data del suo compleanno, fatti sentire per un'altra tua battaglia per la democrazia, diritti dei cittadini, che puoi ancora fare. Se vuoi aderire al progetto, telefona al numero 389-373-2577 o a Valerio o a Paolo 342-71-2443. Per tua interpretazione del brano, votiamolo per cambiare, che con la tua voce sarà prodotto da una casa discografica. Questa battaglia che avrebbe potuto fare comunque Dario Fo, facciamola tutti, andiamo a votare no al referendum e chiunque vuole interpretare il brano Votiamolo per cambiare lo può fare anche col telefonino
richiedendo anche la base al 389 27 31 577, vi sarà spedita per mail. Mettiamo tutti su YouTube, come poteva fare Dario Fo, il brano Votiamo No per cambiare, per sostenere la battaglia che poteva fare anche Dario Fo. Votiamo No per cambiare, votiamo No per mantenere le conquiste dei pari costituenti a cui anche Dario Fo aveva partecipato quella lotta partigiana. E purtroppo non gli è stato possibile fare un'altra battaglia cioè, per le valutazioni del figlio, che vabbè, cioè, aveva detto che non stava bene, ma al suo compleanno era lì sul palco che insomma cantava, comunque non aveva una situazione tale per cui almeno non poteva valutare lui se fare o meno il brano. Votiamolo per cambiare, facciamo quello che avrebbe fatto sicuramente Dario Fo, votare no, e avrebbe cantato la canzone se gliel'avessero detto che si poteva cantare. Votiamolo per cambiare, votiamo no, cantiamo il brano che poteva cantare Dario Fo, mettiamolo su YouTube. Votiamolo per cambiare.